È una versione speciale dei nostri camp che ha sempre riscosso grande successo, quello di essere a stretto contatto con la prima squadra. Lo abbiamo fatto negli anni passati a Pinzolo e in altre sedi del ritiro della prima squadra. Quest'anno è la prima volta a Ponte di Legno e ci stiamo trovando molto bene con i ragazzi che faranno due settimane distinte in cui avranno non solo la possibilità di allenarsi con i tecnici della Sampdoria ma anche seguire proprio direttamente quella che è il cammino della prima squadra, quindi andare a vedere gli allenamenti e potersi anche strutturare la giornata a contatto con i loro beniamini. Sono bravi, è un bel gruppo, l'educazione ovviamente prima di tutto e anche saper stare insieme è una parte fondamentale. Per molti di loro è la prima volta che dormono fuori casa, quindi si affidano a noi sotto tutti i punti di vista e stanno dimostrando di essere più maturi della loro età, e questo per noi è motivo di soddisfazione perché comunque giriamo per Ponte di Legno con la maglia della Sampdoria e quindi indossando questi colori anche all'interno dell'albergo, anche fuori dal campo, devono dimostrare di meritarseli. Comunque siamo sempre un camp della Sampdoria, sia i genitori che i bambini si aspettano di imparare delle cose e non sarebbe giusto, non sarebbe sincero non farli lavorare al mattino in maniera comunque seria, dandogli delle nozioni. Non sarebbe altrettanto giusto non affrontare il pomeriggio in maniera ludica, perché comunque al mattino un po' di fatica sopraggiunge, non tanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista cognitivo, visto che comunque li mettiamo alla prova dal punto di vista dell'apprendimento, e quindi il pomeriggio tendiamo a lasciare un po' le briglie un po' più sciolte e a vedere se magari riescono anche a mettere in pratica quello che abbiamo fatto al mattino. Nel pomeriggio c'è un momento di puro svago e a volte riempito da giochi che possono essere lì intorno. Qualcheduno preferisce riposare, specialmente i grandi che comunque secondo me accusano molto il campo in erba. E poi del resto si guardano la TV insieme, giocano insieme, poi i giochi vengono naturalmente insieme. Noi siamo sempre con loro e quindi per loro è facile comunque avere un punto di riferimento. Poi quando è il momento di rifare lo zaino, di partire per il campo, si va tutti insieme. Bravi!